signor Enrico Camplani nel nostro studio, che è nato a Venezia, che qui è cresciuto, abbiamo sempre considerato il lavoro di Diego, perché noi lo abbiamo conosciuto e vissuto attraverso il suo lavoro, un lavoro esemplare e di grandissimo significato. Abbiamo sempre ammirato, sin da quando alla fine dei nostri studi all'Università di Architettura trovavamo immediatamente distinguavamo in mezzo alle tante cose il lavoro di Diego. Così piano piano noi siamo arrivati a lui attraverso la forza del suo lavoro. E allora abbiamo cominciato a pensare che forse eravamo davvero davanti a qualcosa di diverso. E se anche la critica, se meglio si può dire, la cultura di quegli anni del design era molto disattenta a questi fenomeni e molto attenta ad altri, noi non avevamo dubbi nel riconoscere nel suo lavoro qualcosa di straordinario. Capitava anche nelle tipografie dove andavamo, nel Veneto, di trovare situazioni dove Diego aveva lavorato. E mi ricordo la testimonianza di un editore, un piccolo editore veneto, che mi raccontava di come lui, e io lo ricordo sempre agli studenti quando si raccontano cose interessanti, curiose, ma molto forti del nostro lavoro, che lui disegnava i libri stesi. Disegnare i libri stesi vuol dire avere la capacità di prefigurare che poi la piegatura della carta avrebbe reso tutto questo un libro. Vuol dire accostare cose che poi sarebbero nella realtà finale dell'artefatto accostate in modo diverso. È una capacità straordinaria. Io ho conosciuto due persone, una di queste è Diego, che sono capaci di fare questo. Conserviamo nel nostro studio un piccolo libro, un libro dedicato alla pesca nella laguna di Venezia. È un piccolo libro tra i tanti che poi spariscono, no, nelle nostre librerie, ma ha una personalità e un'intensità nel progetto veramente rara. Noi lo conserviamo veramente ancora oggi, tante volte lo riprendiamo in mano e diciamo, vedi, qui c'è stata fatta la scelta giusta, è stata scelta quello che in quel momento andava fatto. E c'è nel colofo di questo libro un piccolo dettaglio molto importante. La firma di Diego Vivelli compare non tanto come grafico, ma di colui che si era occupato della parte grafica e fotografica. Ecco, noi pensiamo che una delle grandi energie che sono state proprie dell'opera di Diego è che lui ha sempre pensato a tutto come un'unità nella visione e che quando entrava la tipografia, entrava lo spazio, entrava l'immagine, per lui tutto questo agiva in una unità. È una lezione straordinaria che appartiene alla grande tradizione della grafica italiana e che molti riconoscono, di chi conosce con profondità il lavoro nella grafica italiana, molti riconoscono uno dei grandi meriti di Diego Vivelli. A noi colpiva la contemporaneità del suo lavoro, l'ha testimoniata anche chi prima di me è intervenuto quando dice sì, era un falcemartello di fondo, cos'è un falcemartello? Però ecco quel modo, quella visualità che riusciva a estrarre dalle cose anche da simboli molto comuni, ecco questo era assolutamente straordinario, assolutamente eccezionale. L'abbiamo sempre ammirato, ma non solo per la contemporaneità, perché l'altro aspetto che di lui noi abbiamo sempre considerato grande è stata la sua passione civile. E non c'è niente più della grafica dove l'energia che ognuno di noi porta dentro nei confronti del mondo reale diventa la forza del proprio lavoro. Noi siamo
veramente, dico noi perché parlo anche a nome di Enrico, con cui per tutti questi lunghi anni abbiamo condiviso l'avventura della grafica, noi crediamo che questa iniziativa sia veramente dovuta e sia un riconoscimento importante, spero che non resterà l'ultimo, a un grande autore, a un grande maestro della grafica italiana. Grazie.